Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui come lo sono io, sono qui ragazzi, come dire, di Lama Lagante, ancora una volta Lama Lagante. Dei I Lama Lagante, specifica bene. Avrà il suo mitico peluche pulito e sterile ovviamente accanto a lui. Questo colore che vedete voi sul marroncino giallo era viola. Era bianco in origine. Adesso è stato viola. Anche viola subito dopo, però in origine era già era bianco. Quindi e invece adesso. Questa notte, ci sono i germi qua della. Pensate quanto è pulita la camera di Lama, raga, che diventa nero un peluche. Ragazzi, oggi siamo qui come vedete in una schermata diversa dal solito e sarete già un pochettino confusi per portare un quiz su Call of Duty Black Ops 3. Infatti, scoperto grazie a un mio amico. Cosa? Sai, Lama muore durante i video. Cioè, ho infatti scoperto grazie a un mio amico, ovvero X-Raid, appunto un ragazzo che fa giochi appunto per cellulare, eccetera. All'interno, ragazzi, di un minigioco appunto per cellulare, ovvero Trivia Kingdoms, una cosa del genere, in pratica c'è una sezione di Black Ops 3 con delle domande che sono a volte semplici, a volte difficili, con le quali appunto si possono sfidare gli amici. Quindi ho detto, quanto sarebbe figo fare una sfida me contro Lama? Quindi ho chiesto appunto su Facebook. Dobbiamo anche premettere un attimo che noi abbiamo mai giocato né single player né zombie. Ah, ok, sì, infatti tutte le domande di zombie e single player a caso, ragazzi. Saranno random, ragazzi. Risponderemo a caso. Ah, comunque dicevo, appunto, ho chiesto sulla fanpage se vi sarebbe piaciuto vedere questo video e tutti hanno detto di sì. Quindi, ragazzi, appunto, siamo qui. Ripeto, cioè, ci tengo a sottolineare che non faccio giochi per cellulare. Questo è solo un quiz, ragazzi. Nel senso, è un caso il fatto che è sul cellulare. No, però è solo mi sembrava carino. È qualcosa di relativo a Black Ops 3, esatto. Non l'avremmo mai fatto. Abbiamo fatto, appunto, ragazzi, anche l'altra volta un quiz un po' generale. E quindi, cioè, siccome era abbastanza, cioè, è stato abbastanza apprezzato, ho pensato di farlo, appunto, su Black Ops 3. Su questo gioco, dove ci sono un botto di domande, tra l'altro, cioè sono tipo 112 domande, quindi una varietà incredibile. Spiego brevemente come funziona il gioco, ragazzi, così capite. Allora, vedete che ci sono dai 5 corone qua in alto, domande. No? Sì, ci sono 5 corone, ragazzi. L'obiettivo è completare queste 5 corone. Come si completano le 5 corone? Bevendole, semplicemente, fammelo dire, cazzo, che li confondi. Aprendo appunto una cassa, queste casse, ragazzi, e trovando il re. Quando voi trovate il re vi fa una domanda. Se rispondete giusto, vi beccate una corona e si va avanti a caccia delle altre corone. Però, no, aspetta, re... vabbè, quella sei i punti che necessita di meno punti. Wow, HCXD, Dark, non ricordo HCXD. Abbastanza facile. Via, dicevo, il problema è che il re è solo in una cassa. Quindi, quando voi andate ad aprire le altre casse, vi capitano altri personaggi che vi dicono altre cose e vi fanno delle domande. Quindi, lo scopo del gioco è aprire casse e rispondere giusto. Se sbagliate, il turno passa all'altro. Quindi, lui va. Io avevo trovato l'abitante del regno là come cassa. Apriamo la seconda cassa. Vediamo qual è l'abilità di Outrider: Psicosi, Glitch, Laticatore, Impulso Visivo. Impulso Visivo. Ok, corretto. Mi vengono i dubbi perché, raga, cioè, non gioco. Cioè, raga, io vi dico, io ho una memoria di merda per queste cose. Ma quale accessorio permette una mira molto più stabile? Fuoco rapido, calcio iniziale, frangente. Sicuramente fuoco rapido, sicuramente. Guardate come cerca di distogliermi qua. Che medaglia ottengo se faccio 25 uccisioni senza morire? Brutale. Vai. È venuto un attimo. Se avessi chiesto 15, ragazzi, raga, avrei fallito. Vi dico, ho giocato prima e ci sono domande veramente. Quale granata esplode premendo due volte quadrato? C4, ma non è una granata. Ma perché sei domande facili a te, cazzo? Subito abbiamo iniziato. Dopo dove capiranno due domande? Quale di queste modalità di Black Ops 3 non esiste? Detto che c'è la squadra di Black Ops 3, recupera l'oggetto. Secondo me recupera l'oggetto. Recupera l'oggetto è una modalità competitiva, c'è da dire. Quante sono le tacche del danno del Weevil? Le tacche. Cosa cazzo vuol dire le tacche del danno? Quelle che segna sotto nelle informazioni dell'arma. Ma vaffanculo, ma chi è che si ricorda queste cose? Come fai a ricordarti 5. Quante tacche ha? Basta 3, che non 4, cerchi 5, su internet perché sei uno sfigato se lo fai. 5. 3. Come 3? E infatti è l'anno bassissimo il Weevil, quindi... Eh sì, ma non mi vabbè, ricordo quanto mi dispiace la malaggante. Ragazzi, in pratica adesso lui ha risposto a tante domande, le ha azzeccate tutte, però non ha trovato il re. Quindi in pratica è tutto più concentrato, io ho più probabilità di trovarlo. Perfetto, raga. Allora, potrebbe essere qua. No, non l'ho trovato. Rispondi correttamente alla domanda e Tito ti indicherà due scatole alla domanda e una delle quali si nasconde il re. Qual è la serie di punti più importante per fare una nuclear? Scusa, ATR, contrattacco UAV e UAV. Tutte e tre sono importanti, metto ATR. ATR, vabbè, ma cazzo, era abbastanza soggettiva come domanda. Allora, il re in una di queste due. L'ho trovato! Incredibile! No. Potrebbe essere la prima corona, ragazzi. Nella mappa Stronghold, che ambiente c'è? Neve. Attenzione, prima corona per lui, ragazzi. Incredibile. E poi dice a me che capitano le domande facili, cioè. Incredibile. Raga, vi dico, se capitano, cioè, ok, prima corona, adesso si resetta tutta la scena. E questa cosa si rifà per 5 volte, ragazzi, fin quando non si completa. No, non per 5 volte, penso per chi arriva per prima a 5. Da chi è stato sviluppato Black Ops 3? Treyarch, let's go. Queste sono facili, ragazzi. Però ripeto, ci sono delle domande che non avete idea. Infatti, tra un po' aspettiamo appena capitano quelle due. Aspettate, ragazzi. In Ninja ti aiuterà eliminando due risposte sbagliate. Quanti accessori locali si possono mettere al massimo? 17? Sì, perfetto. Perché praticamente in locale, ragazzi, si possono aumentare i punti per fare le classi, sì. Andiamo avanti. Rispondi correttamente a una domanda per continuare a giocare. Quali di queste mappe non è presente in Black Ops 3? Drone, ovviamente. Stundef. Quali di queste mappe non è...
Nemmeno. Ah, è presente! Oh cazzo, ho capito, non è presente. Avevo letto, minchia, leggevo Stundef e altri nomi che non hanno senso. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ok, rispondi correttamente alla domanda e Tina ti dichiarerà due scatole, una delle quali si nasconde il re. Ma perché me non capitavo gli aiuti da che io ho perduto tre casse e non sapevo proprio gli aiuti. Come viene definita una serie di decisioni allo spawn nemico? Spawn kill. Una serie di decisioni? Scuola, anche, ragazzi, anche ma mia, non ne sbaglia neanche una questo uomo, ragazzi. Anche il lama è caduto, ragazzi. Incredibile. Ok, una di queste due c'è il re. No, non l'ho trovato. Però se indovino questa, so dove è il re. Cosa vanta maggiormente fucile d'assalto AK-30? Alto danno, alta precisione, alta cadenza. Let's go, la zecca, incredibile, ragazzi. Ok, sto dove è il re. Ho trovato il re. La sto facendo. Era lì, grazie. Cioè, ma sono solo una casa. Quali cioè tra queste armi ha una cadenza più elevata? M8 a 7, meno war. Locus, Vesper. Seconda corona per lui. La malaganza è sottomesso, ragazzi, incredibile. Non è sottomesso perché non ho potuto giocarlo questo round. Quindi non vale. Lama non gioca da un quarto d'ora. Va bene, andiamo avanti. Rispondi correttamente alla domanda. E Tina ti indicherà due scatole, una del quale si nasconde il re. Ma perché ti capita questa fortuna? Quale di queste armi è più piccola? Meno war. Cavoca fa 30, M8 a 7, Vesper. Ma che domanda è? È più grande il sole o la luna? Testa di merda. No, non l'ho trovato il re, però se azzecco questa so dove è. Ah, ho trovato quello che mi elimina due risposte sbagliate. Ma vabbè, io cos'è? Ho trovato Carlo. Alve, cos'è l'M8 a 7? Fucile di precisione, Ok, abbiamo il re, perfetto. Vediamo un po'. Rispondi correttamente alla domanda. Per chiamare una qualsiasi serie di punti, quale freccetta uso? Raga, vi giuro che è un voto di me. Io sono tornato ora. Quella a destra. Ok, l'ho azzeccata. Terza corona per me, la malaghiante. Incredibile. Terza corona, 3-0, ragazzi. Non ne sto sbagliando una, lama. Ma se, grazie. Ho tornato il re al primo tentativo. Facciamo tre partite, raga, comunque. Quale di queste specialità. Non è vero. Quale di queste specialità permette di vedere digitalmente i passi del nemico? Tracciante. Ma che domande! Ragazzi, scommettiamo che la prima domanda che uscirà a me sarà su cosa, a che round zombie appare la Madonna. Come si chiama quello che ha sviluppato l'audio di Black Ops 3? Sì. Sto aprendo una cassa. Qual è l'arma del Reaper? Shite. Perfetto, incredibile. Va avanti. Ma mi stai prendendo in giro? Ho trovato il conte Dracula. Rispondi correttamente alla tre domande e ruba una corona. Che vuol dire ruba? Tanto non ne ho. Che prestigio sarebbe il maestro prestigio? Che prestigio sarebbe il maestro prestigio? L'undicesimo. Perfetto. Ah, ragazzi, vi diciamo un attimo la verità. Prima abbiamo Quale serie di punti richiede 1300 punti per essere chiamata? Wright. No, erano i raps! Ah, ragazzi, noi prima abbiamo fatto vedere che domande ci potessero essere. Cioè, domande davvero impossibili, inimmaginabili. Che medaglio tengo se faccio 20 uccisioni senza morire? Instancabile. Raga, prima abbiamo provato e ci è capitato quanto pesa l'installazione di Black Ops 3. Penso che neanche gli sviluppatori sappiano rispondere alla domanda. Quella l'arma del Reaper, Sight. Okay. Quello specialista che si sblocca per ultimo nel multigiocatore online, Firebreak. Ok? Il re, eccolo il re. Re Alex, imperatore del regno. Re Alex, incredibile. Ragazzi, ho paura di cliccare. Ah, vediamo un po'. Potrebbe essere la prima corona per la malaghiante. Quale specialista all'arma Sparrow? Sparrow, sono te, il Ruin. No, era l'Outrider. Cos'era lo Sparrow? Lo sapevo! Cazzo! Ma lo Sparrow cos'era? Era il... mi sono confuso con il nome... No, è quello con l'arco. E grazie, io mi sono confuso con il nome del Ragnarok. Ragazzi, potrebbe essere la mia vittoria. Potrebbe essere la mia vittoria. Mannaggia, mi è venuto in mente il Ragnarok del... Aspetta un po'. Rispondi correttamente alla domanda e Tito ti indicherà due scatole nelle quali si nasconde il re. Online, prima di iniziare, quante mappe si possono scegliere? Tre. Ok, perfetto. Quante mappe posso scegliere prima di iniziare a giocare? Ce ne sono due più quella a caso. Che domande sono? Ho trovato il re! Potrebbe essere l'ultima, incredibile. Quanti colpi ha in totale il Black Cell? 4. Sì, vabbè, questa qui non vale. Questa qui non vale. E vince. Io direi un bel 5-0 schiacciante, ragazzi. No, lama. Questa qui non vale. Era la risposta prima corretta è 16. Risposta sbagliata, una. Mamma mia, ragazzi. Rivincita per la malaggante. Rivincita per la malaggante, vai. Ok, ragazzi, rivincita contro la malaggante. Incredibile. 0-0. Tocca a me iniziare questo giro, siamo pronti? A che livello si sblocca l'SVG e l'M8 a 7? Che cazzo ho messo? 30... 50? 5 mi sa. 55? Sì, incredibile, ero in dubbio. Stavo pensando al P06 io invece. Andiamo avanti. P06. Ho trovato il re subito! Vabbè. Quanti punti ottengo se distruggo un UAV nemico? Mi sa 75... Dark Matter Docet, ragazzi. Incredibile. Prima corona per lui. In un secondo, lama. Sì, vabbè, ma... Ah, se ti faccio altri 5-0, ragazzi. No, io penso... No, perché no. Se fai 5-0 vuol dire che io non ho giocato. Quindi non c'è nessun tipo di abilità. Cazzo. Dopo, a cosa assomiglia il decimo prestigio del multigiocatore? Dopo andiamo un attimo, ragazzi, in partita. Prego, okay. In partita personalizzata gli cago in testa. Rispondi a due domande. Tito, quindi grande Tito. Ma perché trovi Tito? Io trovo l'abitante del regno di merda.
Nei vicini d'assalto, quali di questi ha il danno più basso? ICR. Tito, indicami un pochettino le due casse. Quante armi si cambiano nella modalità gioco delle armi? Se arriva a 20... se arriva a 20... Dovrebbe essere 20, ok, sì, no, perché stavo sbagliando, ok. Come la vedi? Come la vedi? No, perché parti da 0, quindi no, è giusto. No, arrivi a 19, ma parte. Perché alla fine non è un'arma, ma i pugni. Dopo vado per la corona. Come si chiama la memetica che si sblocca dopo aver ottenuto tutte le armi diamante? Come si chiama? Dark Matter. Dark Matter? C'era Red Better. Attenzione, seconda corona per lui, ragazzi. Questa era un po' facile, troppo. Le sto trovando abbastanza facili per ora. Che medaglia ottengo se faccio 8 uccisioni rapide? Ultra killer. Nella modalità Uplink, quanti punti dà un'uccisione al portatore del satellite Uplink? 200. No, 200. Non è 250, l'hanno cambiato! È 200! Grazie a me l'hanno cambiato, troppo, ragazzi, sono... tra l'altro. Quindi visto bastardo, visto il karma. Vai. Di quanti punti dispone in totale l'HVK? In totale, senza caricatore aumentato. Ah, ecco, pare, come si chiama la Dark Matter, a quanti proiettili dispone in totale l'HVK? Vai, Lama. Avrà 4 caricatori da 30, penso, vista a 120. Ok, giusto, grande. Qual è la pecca di un po' tutte le mitragliette? Portata, precisione e cadenza danno. Portata sarà, ecco. Quali di queste armi è un fucile d'assalto? M87. Di quante uccisioni ho bisogno per chiamare il nucleo energetico? 14. Il re. Porca troia. Quale arma non ha una mimetica? Tutte le armi hanno una mimetica. Grande, corretto. Attenzione, una corona per prima corona per Lama. Non si ci crede nemmeno lui. È la prima che ti fa in due partite questa. All'inizio del primo round di zombie, quanti punti abbiamo a disposizione? 500 metto. Giusto, attenzione, a caso, raga. Random. Come si chiama il protagonista della campagna? Thomas, Jake, non si sa il nome. Io non so il nome, quindi metto non si sa. Attenzione, ragazzi. Cazzo, che logica. Io non so il nome, quindi metto non si sa il nome. Vabbè, vaffanculo. Come si chiamerebbe il maestro prestigio? No, che prestigio sarebbe il maestro prestigio? 11. Vabbè. Quali di queste specialità permette di vedere digitalmente i passi del nemico? Tracciante. Quanti punti ottengo se distruggo un UAV nemico? 75. Quale di queste armi non è una mitraglietta? KN44 o razzo? Domande a prova di Ivan. KN44. Oh, Tito. Ciao, Tito. Vabbè, mo hai vinto. Io ottengo se faccio 8 uccisioni rapide. Ultra killer. Ha fatto una corona con le mie risposte, raga. Quanti livelli devo affrontare online per serie di un prestigio? Mi è venuto il dubbio, ragazzi, però sono 55, no? Sì, 55. Amagante, zitto, due corone, pari. Io non ho parole, veramente, vai avanti, va. A che livello si blocca le SVG e le M87 a 55? Questa è la domanda ovvia. La classifica lobby di Call of Duty Black Ops 3 varia in base a cosa? Raga, qua penso saperne qualcosa anch'io. Punti al minuto. Basta, fammi giocare. Adesso impari, cane randagio. Di quante criptochiavi ho bisogno per comprare un lancio di fornimenti raro? 30. Anche se qua l'esperto è Leo, che mi sa un po' di nuovo l'abitante del regno, Dio santo. Qual è la medaglia che ottengo quando un drone Raps uccide un nemico? Sega circolare o killer? No, sì, sega circolare. Bene. Ma vaffanculo, va. Trovo nuovo l'abitante del regno dei cani. Qual è la casa del regno dei cani? Chi ha prodotto Black Ops 3? Blizzard. La produttrice. Però aspetta, no, la casa produttrice è l'Activision, non la Treyarch. Quello lo sviluppo, quello lo distributore. Quelli sono il quello è il publisher. Vabbè, sì. No, intendeva Treyarch. Activision. Cosa? Activision è il publisher, quello che pubblica. Treyarch sono gli sviluppatori. Come? Coglione, si è preso la domanda più facile. È il team di sviluppo. Va bene, perfetto. Situazione di parità, ragazzi, incredibile. Si ritorna in scena. No. E trova re, così subito. Non posso aver perso questa. Come posso ottenere la emetica diamante per le mitragliette? Oh, non lo so, fare tutte le mitragliette oro, forse. Terza corona, così mi rifaccio no, subito. Ragazzi, no. Per ottenere la mothership, quanti punti ho bisogno? 1700, non lo sapevo, non me lo ricordavo. Ma vattene a fanculo! Io avrei detto 1500, tu cosa hai detto? 1800. Ovo donazione per la fecondazione eterologa. mi ha aperto pulisciamo, ma che cazzo è? Quali tra queste è l'arma dello specialista Prophet? Tempest o Hive Tempest? Corretto. A cosa serve l'accessorio FMJ? Ad aumentare il danno da penetrazione. Chi è una donna tra questi specialisti? Firebreak, Battery, Ruin, Prophet e il Battery. Poi tra queste armi ha la cadenza più elevata. Manowar, Locus, Vesper e Metasex. Chissà mai, Locus ovviamente. con fuoco rapido, guarda che... In Dere Eisendrake, come madonna si pronuncia. Qual è il boss caratteristico della mappa? Fai schifo dalla zecca. Ma forse era uno zombie mutato. No, il Panzer Soldier. Godo. Cos'è il Panzer Soldier, raga? Non ho idea, un panzerotto. Ma è la moneta di Mobile Strike. Godo.
Tocca a me, vai. Che capitolo dei Call of Duty è Black Ops 3? Minchia, sai che non me lo ricordo. Allora, Code 4, Code 5. Ok. Poi è uscito MV2. Mi sembra questo, ragazzi. Poi è uscito Black Ops 1, poi è uscito MV3. Poi è uscito Black Ops 2. Poi sta scadendo il tempo. Poi è uscito Black Ops 2. Non riesco a ragionare. Poi è uscito, che cazzo è uscito poi? Non lo so. 13. Era 12, cazzo, non me lo ricordavo. Non riuscivo a contare, te lo giuro. Sono 9, appunto, da Ma lo sapevo che era il 12, però mi è venuto 12. Il panico, te lo giuro. Porca troia. Ho smesso di contarli dopo che sono diventati 7, capito? Poi ho smesso di contarli e chiamarli per nome. Quelli hai azzeccato, sì? No. Oh, il re, alleluia, 92 casse. Porca troia. Nella campagna come si chiama la donna che diventa alleata? Amy o Beth, io direi. Dai, dai, dai. Amy. Era Kane. Cane randagio, visto? Era cane randagio. Era il cane randagio. Tocca a me, tocca a me. C'è pubblicità di alla ricerca di Nemo qua. Ogni volta che accedi alla modalità prestigio multigiocatore, cosa ci viene aggiunto? Uno slot classe, perfetto. Di quanti punti dispone in totale l'HVK senza caricatore aumentato? Mi sa, l'ho detta prima. 120, sì, infatti. Godo. Che medaglia ottengo se faccio 20 decisioni? Brutale, perfetto. Ragazzi, alle prese con il re, incredibile. Le prese con il re. Come si chiamano le uccisioni eseguite dall'UAV? Assist key, assist UAV. È da 10. Credibile, vabbè, era abbastanza banale. Grazie. Quarta corona, ragazzi. Quarta corona, si va per la quinta. Si va per la quinta. Guarda, se trovo un re così. Ragazzi, se trovo un re così a caso. No, niente, il ninja, va bene. Il ninja elimina due risposte sbagliate. Qual è l'arma del Seraph? Annihilator. Perfetto, ragazzi, incredibile. Qual è l'abilità del Seraph? Concentrazione, perfetto. È uscito due domande sul Seraph di fila. Qual è la mitragliatrice leggera che spara a raffica? 48 dredge, perfetto. Questo gioco qua sarebbe stato più divertente se avessimo avuto, che so, 5 minuti o 10 minuti. Aspetta. E mentre chi risponde in Dare Ensa. Qual è il boss caratteristica della mappa? Uno zombie mutato. Cosa hai risposto tu prima? Il Panzer Soldier. Sì, era quello. Pezzo di cane schifoso, randagio. Ho trovato il re! Ho trovato il re. Quante sono le mimetiche di ogni arma, compresa la Dark Matter? Come cazzo faccio a saperlo? 19. La devo buttare, ragazzi, questa. Non te lo dico quant'è, perché se poi capita anche a te la domanda. Cane schifoso. Cazzo, vai, tocca a te. Era attenzione, il re, ragazzi. My free farm. Cazzo, sono sti maiali. Online, vai. Prima di iniziare, quante mappe si possono scegliere? 3. Attenzione, lama si guadagna una corona al primo try. Attenzione. Cosa vanta maggiormente il fucile d'assalto HVK? Alta precisione, alta cadenza. Tutti e tre sono alla pari, alto danno. Alta cadenza, ragazzi. Ovviamente. Tito Escobar. Come viene abbreviato il deathmatch a squadre? Cioè, in realtà viene abbreviato normalmente in TDM. Però qua abbiamo DTS, DMS, DTMS, DAS. Che cazzo? Cazzo è il DAS? Deathmatch a squadre. Deathmatch a squadre. Sarà DMS. Match DMS. Ma sei ritardato o lo stai facendo apposta? No, ma io ho sempre chiamato TDM. Chi ha mai sentito DMS? Sì, ho capito, hai italianizzato. Vabbè, questo. Ho azzeccato comunque. Hai azzeccato? Vai. Trova il re. In una partita di dominio, quanti giocatori ci sono in totale? 12. Corretto, attenzione. Cazzo, ragazzi. Pari? Situazione di pareggio. Di tension. Porca puttana. Attenzione. Attenzione, incredibile. Ho trovato l'omino dell'abitante del regno, non vale. Quale codice è stato pubblicato prima di Black Ops 3, Advanced Warfare? Quale accessorio aumenta la portata dell'arma? La portata canna lunga. A quale livello online si sblocca il Razorback? 44? No, era 46! Mannaggia! Godo! Potevo rubarti la corona e vincere. Rosiki, se ora apre, trovo il re. No, Rosico, se trovi Dracula mi rubi una stella. Con quello allora, cos'è questo gioco? Rispondi correttamente a due domande per continuare. Perché due? Quanto spazio occupa per PS4? Per PS4 Black Ops 3? 55 giga. Qui, godo. Raga, sì, ma questa l'abbiamo trovata prima, ragazzi. Ragione, nel riscaldamento. Come si chiama la mimetica segreta che si ottiene? E non vuole questo Dark Matter. Mi ha chiesto che io si sblocca. Quali di questi non è uno specialista di Black Ops 3? Solo Silver Atomico. Vendicatore. Perfetto. Solo Silver Atomico, sennò che io si sblocca il Razorback. Cosa devo fare per ottenere la medaglia Bullo? Uccidere nemico con corazza cinetica. Uccidere nemico con Reaper. Uccidere nemico con psicosi, sicuro. No, con corazza cinetica. Ma cioè, che cazzo è? La cosa che di più, io pensavo il gruppo di cosi, capito? Bullizzando tipo le persone. In quel senso, te lo giuro, è quello che collega. Insultandogli le madri. Tocca a me. Vabbè, raga, ha vinto ormai. Questa cosa, cioè, ne ha pochissime da trovare. Trova il re, ragazzi. Ho paura. Godo, quanto godo se sbagli. Quanti punti costa in zombie la cassa misteriosa? Ragazzi, io questa penso di saperla. Chiedo aiuto a casa per dire a mia madre che sto per vincere. Come ha fatto quello che vuole essere milionario in America. È 9,50? Sì, è 9,50? 9,50? E va a vincere! E va a vincere, ragazzi! Fanculo, pezzo di merda! Uno pari! Vabbè, raga. Io direi di fare una cosa. Sì, raga, un voto sto video. Situazione di uno pari.
Lo rifacciamo, ragazzi, se sto video arriva a 15.000 like. Sai che mi sono alzato, guarda. Siamo d'accordo, Lama. Siamo d'accordo, Lama. Certo. Perché hai perso? Hai perso, raga. Ah, ok. Questa che abbiamo perso, raga, questo siccome sicuramente qualcuno lo dirà perché cioè, si vede. L'ho persa perché stavamo registrando e ho quittato per sbaglio. No, lo ammetto, raga. Prima hai cliccato rinuncia in alto. Ho detto rinuncia per stavo vedendo come funzionavano le cose. Detto rinuncia. No, è successo dopo la prima, vabbè, comunque. Ragazzi, però spero che abbiate apprezzato questo video. Sì, sì, sì. Che abbiate apprezzato, ragazzi, questo video. È un video un po' diverso, però è figo, secondo me. Ci sta come idea. 15 like, ne arriverà un altro. Ringrazio Lama per aver partecipato a questo video. Faremo la finale a breve. Il Lama. Lasciate un bel like, passate nel canale di Lama se non siete iscritti. Ci vediamo alla prossima. Bella, raga. Ciao, raga. Ciao, ciao.